Oh, che famo? Dormimo? Buongiorno! L'ho schiso! Ma come ha schisato! E stamattina in piedi presto perché si va in bicicletta. No! Vabbè, sta pieno! Stanno a portà! Sta pieno di figa! L'ho fatta vedere. Accendo la luce adesso, guardate il tempo di reazione. 1, 2, 3, 4. Ecco. 10 minuti di luce più lenta della storia, ce l'ha solo nonno Faustino. Chiudo, riaccendo. Sì, buonanotte. Dai, fa colazione, meglio. Ah, ecco, si è acceso. Vengono a di più veloci della luce. Ma di che? È più veloce la minona col treppiedi. Tanto fa una bella colazione. Tra un po' vado in bici. Devo fare anche un bello stretching. Va bene il riscaldamento? Sì, basta che sta di me. Posso andare? Sì. Dove andare? A fa' culo. Oh, adesso va in bicicletta meglio. Riscaldamento top. Tutto pronto per la partenza. Ora si va. Si arriverà in alto e vedremo la neve. Speriamo di arrivarci. Tanto grosso, mamma mia, c'ho anche lui paracadute. Tanto ecco Andrea. Com'è? Bene, bene. Vi dico solo che abbiamo fatto subito una bella figura, tutti bardati, biciclette top. È arrivato uno con la Graziella, ve lo giuro, vende. Sta sfrecciato davanti con un F1. Già superato, sembrava che. Boh, vabbè. E tanto è una questione di esercizio. Ma mica c'ha colpa lui. Colpa noi. Tanto San Rufino, guardate che bello. Arrivati qua su in mezzo alla nebbia. Ma il più forte signore qua, che con quella bici ci ha dato tipo un'ora. Cioè l'abbiamo ritrovato qua, tranquillo. Eccoci. Mamma mia, ragazzi. Che spettacolo. È dura? È dura. Il vecchietto lo sa meglio di noi. La gente viva su a 2000, noi morimo. Anche il nostro amico con la Graziella c'ha due marce con la bici, ma lui non molla. Grandissimo. Partito alle 6:10. Eccolo, incredibile. Dopo tanta sofferenza siamo arrivati in cima. Eccoci qua. Mamma mia. La bicicletta è un po' come la vita, no? Fatichi tanto, arrivi in cima, te la godi un pochino, poi torni giù, mangi a scatafascio e te godi ancora di più il mangiare, quindi è uno spettacolo. Ah, che bello! Guarda sulla figa. Leviti da davanti, eh! Adesso sto io dalla stufa. Mamma mia, raga! Che tribolata, ragazzi! Ma tribolate che? No, non te puoi rendere conto. Ho patito il freddo, cioè, più assurdo, col cazzo che mi ha rinculato la bicicletta, per me può stare lì 2 anni. Oh, io oh no, proprio, oh no, vieni vicino a me, ma va a far culo me. no, oh no, nonno, oh no. Oh no, ti prego, aiuto. Federico, porca mano! Ah! Aiutami, ti prego. No, 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 stai. No, 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 no. Beh, mi sembra eccessivo. Mi sembra eccessivo. Ma io te la loro sediata, sa! Provi. E io ti mando all'ospizio. A me mi manda a cazzo. Hai capito? Ti ci mando, eh? Diretto! Lei, ma tutta questa pancetta ripancettata, doppio rimaialata, maialina maialò, che dieta è? Quella che mi fuoi cazze mie. E poi? E E puma fuoi cazze mie. dopo? Dopo gli altri sono da fare loro. E poi? E poi vaffanculo. No, perché? Con arzugata, attenzione anche le puntarelle.
Non mi sono fatto una canna, ecco, era il vento, vento gelido su occhio quando scendi giù con bicicletta, probabile occhio rosso, come quando sci, vai giù forte, pista giù, zi, occhio rosso. Adesso sta tornando normale. Ora mi faccio una bella doccia, ok? Ci sei? Ci siamo, ci siamo! E mi riposo un pochino e poi preparatevi, raga, perché gli do giù a manetta. Siete carico o no? Oh, cioè qualcuno direbbe tra le braccia di Morfeo. Ma maiale cane, manco l'alfabeto. Hanno studiato, vanno a scomodare Morfeo, l'ex giocatore del Parma e dell'Inter. Io veramente, cioè, assurdo, le braccia di Morfeo. Ma le braccia di Morfeo chi? No, ma cose assurde. Cioè, boh, tra le braccia di Morfeo. Ma vaffanculo, tu, Morfeo, le braccia. Io mi vorrei riposare, vi metto un bel reel, va? Oh. Quanto c'è? Mezz'ora. E cosa fa io? Cosa fa? Che c'è? Cosa fa? Cosa fa? Vaffanculo. Preciso. Vale l'ora d'arrivare? Ci muoio da fare un sacco di cose. Ma che c'è da fare? Tocca aprire le fontanine, tutte le cosine. Ma qua c'è gamina, fontane. No, no, no. Fermati. Questo lascialo fare. Perché? Perché mi serve. Stronzo! Stronzo! Se stronzo anche l'ultimo dell'anno. Sei uno stronzo. Porca mia. Non c'è da posti versi con me. Ah. Siamo arrivati. Imbecilli, che tira sto freno a mamma, non ah, mai io. No. Mi hai rotto il freno, mi il coso, dopo si vado già a fare la revisione, va. Ma come freno... va, ci crede una merda. Ma che tira, che se tira il freno a mano. No, la cambiamo, ti mette fuori la macchinina 50. Qui? La macchinina 50. No, da me la io tengo questa. Adesso anzi, ci sparo anche qualcosa dentro, può essere. Hai capito? Tu non ci spari niente. C'è la mascherina? C'è la mascherina del coccodrillo? Ce l'hai o no? Oh! Ma la vede, stronzo! Ah! Fumogeno dentro casa? Oh. No, no, no! Dai, ma che sei matto? Dai, là! Ma non ne fai... Ma fammi il favore! Ah. Dai, chiamolo là! Sì, sì, tu chiamolo, tu forza! Stavolta, ti furo dietro più che da... E questa è bella, se c'è in mezzo all'ora tu... Stronzo! Stronzo! Dio campo! No! Che qui? Di! Testa di cazzo! Guardo! Ma perché che si è successo? Mi è andato a pezzeria di rompicorni! Ma perché? Mannaggia! Mamma dice! Dio cazzo ne pensi! Ha fa tutta sorta di dispetti! Testa di cazzo! Ah! Ma chi era? Ma che ne so chi è? Che ha fatto? È scemo, l'ho visto? Per poco addosso a quest'altro! Ma dove, così? Mannaggia la mano! No! Fa come mamma, ti si incazza pure! Perché? Tu si incazza! Perché? Vuole mettere la macchina, va dritta da giù! Come fai di qui così? Se non vieni qua! Così? E puoi della col muro, come così? Sì, intorno al muro va! Mi c***o, mi scarica a casa! Oh, ce l'ha con te! Hai detto non fa come mamma, ta! Eh? Dov'è o no? Mappa l'amor della Madonna! Per te inferno! Toto, è per te, tieni! Ah, io non le vai, che le tu! Con l'altra zampa dove vedi? C'era! Questo è un testa di cazzo! Ma un testa di cazzo grosso! Lascia bene! Era tre gambe! Non c'erano tre gambe? Sì, è una sola qui! Guarda come ride, guarda! Ride il cazzo, via quadra! Ma dove l'hai messa? L'hai levate tu? Io ne faccio. Oh! Ah, oh no! Dove l'hai messa? Questa? Sento di lì chi è! Sentilo tu! Sì, no! Senti! Dì qualcosa! Fa una cosa! Ma sente se magari è un'offerta dell'ultimo dell'anno! Sente! Levati, dico io, tu e lui! Ah. Potevi sentirlo però, Lascia, lascia, poi a posto, vai! Stai al top o no? Stai al top!
Questo è tutto scemo. Ma allora te rispondi a sto stronzo. Ma mettiamo il tavolo. Vabbè, sì, mettici il cazzo. Ma il tavolo non va bene. Ma no, culo, fammi. Ma che sei scemo? Incredibile, sei anche lui. È carico. È carico. E poi chi c'è? Eccolo anche il Manda. Incredibile. Auguri. Poppororo. Sei carico o no? Passo! Grande Andrea! Che maglietta c'è? Dormimo! Dormimo! Stavolta l'hai messa, Tazzo! Auguri, auguri! Una parola nuova. Nuovo termine. Per il 2021. Com'è? Come? Iapoio. Iapoio. Lo bisogna capire un po' meglio. Intanto è Iapoio. Poi dopo lo decifriamo bene. Iapoio. Iapoio. Grande. Stasera va a lavorare Andreone. Si scherza, però lui dice sempre le cose col cuore, ricordatelo. Sì, la Zigiana manca tanto. Ti manca la Zigiana? Boh. Anche a me, primo capodanno senza. Sì. Vai, vai! Sì. Siamo quasi per partire, sono arrivati gli ospiti, Fabietto, Camilla, qua finite guardare le foto, e hanno portato i bambini, eccoli, bambinelli. Guardate che spettacolo. Beva anche al buio. Sì, questo sì. Questo si beve al buio, Madonna, metti gli occhiali da sole, aspetta, dammi gli occhiali da sole, oh. Dammi gli occhiali da sole. Ecco. Una mia mamma che ha fatto un patè delizioso, buonissimo questo. Poi stasera tutto pesce, Tutto solo pesce. Ce ne sarebbe di uno dei pesci, ma vabbè. C'ha rotto le palle. Raga, ascolto. Hai sparato un botto, bastardo che non sei altro, perché non c'avevo il cellulare e non ho fatto vedere a nessuno, ma è sordito, ci ha fatto pian colpo, guarda come ride, guarda, guarda che lavoro, guarda, guarda. Ma ti, hai tirato un botto sì o no? Oh! Io non ho tirato niente. Sei proprio un falso, guarda, dopo lui non fa mai scherzi, vergognati, ma è sordito. Ma io non l'ho preso, non lo sono. Perché è sì, quella barba calda. Cioè raga, ha tirato una miccia, ma ha spaccato un orecchio. Ero distratto, stavo a fare una videochiamata. Io non mi sono mosso da lì. Che infame, dopo di tutto il nonno gli fai scherzi. Poi scherzi sto cazzo, me li fa anche lui. Porco cane, devo mettere una telecamera qua intorno. Sento poco perché perché c'ho sto imbecille in mine poi. Mao. Mamma mia ragazzi, guarda, sono d'oro, i cappelletti d'oro di nonna Maria, sono forgiati dall'oro del brr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 
Che arzughe! Oh! Oh!